Amici sportivi, amici di Sud TV, il più cordiale buon pomeriggio vi giunge dal Campo dei Pini di Sant'Agnello, nona giornata, campionato d'eccellenza, girone B Sant'Agnello contro Battipagliese. Dopo la vittoria di mercoledì in casa contro le Canese, la prima al Pastena per la formazione di Gerardo Viscido, i bianconeri hanno voglia di ripetersi qui in costiera, qui a Sant'Agnello, contro un avversario ostico, contro un avversario che vuole riprendere la corsa per la salvezza. Non sarà sicuramente questo un impegno facile per i bianconeri. Bianconeri di Gerardo Viscido che scendono in campo con lo stesso 11 rispetto a quello visto all'Opera mercoledì, con l'unica eccezione con il cambio di Lillo al posto di Novi. Questa è la formazione quindi della Battipagliese con Spicuzza tra i pali, Anzalone, Megerillo, Petrone, Russo, Manzi, Di Lillo, Falco, Dirna, Trimarco e Delle Donne in panchina insieme a Giovanni Schettini, perché vi ricordiamo che Gerardo Viscido è squalificato, dovrà scontare ancora questa partita e la prossima in casa contro il Buccino. Tornerà a sedersi sulla panchina tra 15 giorni fuori casa contro il Santa Maria. In panchina, vi dicevo, appunto, insieme al vice Giovanni Schettini siedono Farina, Formisano, Sansone, Novi, Consiglio, Giannattasio, Senatore, Troisi e Tenneriello. Dall'altra parte invece il Sant'Agnello si schiera con questo 11: Todisco, D'Alessio, Lefante, Veniero, Terminiello, Di Donna, Alfano, Strianese, Lauro, Ferrentino e Procida. In panchina insieme al tecnico, anche ex calciatore della Battipagliese, Giovanni Serrapica, siedono Palomba, Sposato, Guida, Esposito, Guadagno, Ferraro, Fiorentino, Di Maio e Liguori, squadre in campo. Battipagliese che attaccherà in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Il primo pallone della gara verrà toccato proprio dalla formazione bianconera con Francesco Di Lillo, la novità dall'inizio di Mister Viscido a toccare il primo pallone del match. Siamo pronti anche noi a far partire i nostri cronometri. Ecco, via, partiti. Allora, buon divertimento a tutti voi. Battipagliese in tenuta solita bianconera, dall'altra parte completamente verde la tenuta del Sant'Agnello, che ora allontana questo pallone, allontana questa percussione centrale tentata da Gianluca Trimarco. Ecco, su Trimarco e delle donne ci sono gli occhi puntati un po' di tutti dopo i gol di entrambi fatti mercoledì contro le Clanese, il primo di Trimarco in questo campionato, un gol tanto 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 atteso. Si attende quindi una risposta importante di continuità più che altro da entrambi, sia da Trimarco che da Tenneriello. Lopetrone, Anzalone, Manzi allontana sulla pressione di Lauro, pallone che si spegne direttamente in rimessa laterale. Con le mani arriva Elefante, Procida a cercare dentro ancora Lauro, ben posizionato però il capitano Ciro Manzi, che in due tempi allontana il pallone, ci mette la testa Strianese, anzi è Veniero, poi Lopetrone subisce fallo, fischio da parte del direttore di gara. A proposito, vi ricordo la terna composta dal direttore di gara, che è il signor Fabio Della Corte di Napoli, sui assistenti Giovanni Di Meglio e Antonio Capano, entrambi della sezione di Napoli. La chiusura di Terminiello, poi l'anticipo di Anzalone su Procida, pallone che si spegne ancora una volta in rimessa laterale. È passato poco più di un minuto in questo primo tempo, è 0-0 il punteggio tra Battipagliese e Sant'Agnello. Elefante, Lauro controlla non benissimo il pallone, riesce in qualche modo a cederlo a Procida, poi Elefante spinge, viene fermato da Di Lillo, ancora Elefante con le mani, lungo da Fiorentino, la testa di Anzalone questa volta in anticipo, guadagna ancora metri sulla sinistra il Sant'Agnello, sale sempre Elefante, classe 1998 per il terzino sinistro del Sant'Agnello. Direttore di gara che va a dire qualcosa a Spicuzza, pronto Elefante, arriva Ferentino, Ferentino cerca il varco per il cross, l'appoggio dietro per Veniero, ma ha capito tutto però Trimarco, e allora Di Lillo fa ripartire la Battipagliese, pallone in profondità per delle donne, si sgancia Terminiello a chiudere l'inserimento di Nicola Delle Donne, pallone che si spegne ancora una volta in rimessa laterale. Odierna lascia la battuta ad Anzalone, riconfermato ancora una volta nel pacchetto arretrato, nei tre lì dietro insieme a Manzi e Russo. Falco, Di Lillo aggancia e apre per Lopetrone,
da questi a sinistra per Mejri. Prova a spingere l'italo marocchino, prova a saltare D'Alessio che lo ferma però con un fallo. Fischio del direttore di gara, c'è cioè il calcio di punizione in favore della Battipagliese. Intervento falloso da parte del terzino destro del Santagnello sulla prima percussione laterale di Eris Mejri. Eccolo inquadrato che va a coprire su una eventuale ripartenza del Santagnello dopo la battuta di questo calcio di punizione. Sulla battuta, sul pallone c'è Angelo Lopetrone, ne mette uno in barriera Todisco, è solo Ferentino. In aria salgono sia Manzi che Russo. C'è poi Di Lillo, Primarco e Delle Donne. Pronto Lopetrone a mettere questo pallone sul secondo palo lungo, c'è l'anticipo di Donna su un Manzi, poi prova ad allontanare Elefante, lo fa spedendo il pallone però direttamente in rimessa laterale. Continua ad arrivare alto il baricentro della Battipagliese con Anzalone che si appresta a effettuare la battuta con le mani, va lungo linea verso Odierna, fermato probabilmente con un fallo, ma si gioca secondo il direttore di gara, fermarlo è stato Strianese, poi Veniero con la punta per Alfano, ritorna però molto bene Delle Donne a togliere il pallone, a appoggiarlo per Di Lillo, da questi per Trimarco, si prosegue per la regola del vantaggio, nonostante il fallo sul Di Lillo, Lopetrone apre, prova perlomeno a cercare Odierna, ma capisce tutto però il Santagnello che sbaglia a sua volta con Procida, allora Russo cede la sfera a Lopetrone, prende lui la squadra in mano, appoggia la sfera a sinistra per Mejri, punta Alfano, Mejri centrale ancora per Lopetrone, si alza, questa volta Strianese in pressione, Lopetrone però la gira bene, poi la sfera arriva sui piedi di Falco, si va centralmente, Odierna, Di Lillo cerca il varco per la conclusione a rete, Di Lillo la percussione è fermata, poi il pallone filtrante per Odierna, ancora Di Lillo prova a buttarsi dentro, la chiusura è di Terminillo. Pallone che cade a centrocampo, che viene raccolto da Fiorentino. Si va a sinistra a cercare ancora Strianese, un contatto con Anzalone, lo salta però tutto regolare, Procida, va centralmente il Santagnello, Lauro non riesce nella sponda laterale per Fiorentino, ne ancora Santagnello, questa volta con Veniero, sbaglia il pallone centrale per Fiorentino e allora Lopetrone col mancino a cercare l'apertura da quest'altra parte per Trimarco. È lì posizionato Terminillo, Trimarco si accontenta della rimessa laterale. Davanti la panchina, eccolo, lo vedete in piedi Giovanni Schettini, le indicazioni del trainer, lamentarsi anche sul fallo precedente su Di Lillo, chiedeva una sanzione disciplinare ai danni, se non ricordo male, di Veniero. Così non è stato, il direttore di gara che ha lasciato proseguire, siamo però di nuovo in diretta adesso con Fiorentino. Centralmente per Procida, ritorna su di lui Angelone, Procida da terra, lo salta, riesce in qualche modo a trovare Fiorentino da lì, il pallone dentro, c'è Russo sul primo palo ad anticipare nettamente Lauro, la Lattivese che riparte ora con Lopetrone per Di Lillo, fa correre a sinistra, sta arrivando Mejri, la palla è per lui, punta ancora una volta D'Alessio, preferisce ritornare sui due passi, Mejri chiede aiuto e supporto a Russo, pallone dentro per Delle Donne che non aggancia bene, lo ferma di Donna. Poi Strianese apre per D'Alessio, non c'è pressione e allora può ragionare, salire con il pallone tra i piedi D'Alessio. Alfano, lungo linea, non si è inteso con Lauro, pallone che è facile preda di Francesco Russo. Aspetta che esce la sfera in rimessa laterale, poi il pallone dietro per Spicuzza. Valentino non effettua nessun tipo di pressione. Allora la sfera lunga per Delle Donne, di Donna in anticipo, poi Manzi, altro campanile, Elefante in netto anticipo su Odierna, ora Falco, a sinistra per Mejri, pallone dentro per Trimarco, la sponda dietro per Di Lillo, può guardare anche la porta, ciabatta però questa conclusione che poi di Donna allontana, raccoglie Ferentino, poi fa correre sulla sinistra Procida. Lo tiene lì Anzalone, Procida si accentra, guarda in mezzo, cerca l'aiuto di Lauro, poi va alla conclusione, pallone che si spegne abbondantemente a lato. Applausi comunque del compagno di reparto Lauro. Procida, Ferrentino e Lauro a completare questo tridente offensivo per il Santagnello. Queste le scelte di mister Serrapica. Si aspetta risposte importanti dalla sua squadra in questo match casalingo. Rilancio di Spicuzza, c'è Falco a centrocampo, raccoglie il pallone, poi lo cede bene per Odierna, Odierna ad aprire dall'altra parte per Mejri,
leggermente arretrato il pallone, Mejri comunque prova ad accelerare, poi si ferma e chiede aiuto a Lopetrone che guarda anche la porta, va alla conclusione Lopetrone, pallone che termina alto, impreciso in questa circostanza Lopetrone. Uno dei protagonisti, se non il protagonista principale della vittoria di mercoledì con le Clanese. Due assist bellissimi per i gol di Trimarco e delle Donne, poi altre giocate, testimonianza del fatto che un giocatore come Lopetrone è nettamente sprecato in un campionato come quello dell'Eccellenza. Rientriamo in cronaca, Elefante. Cercare la corsa ancora di Procida, lavora molto sulla sinistra il Sant'Agnello, Procida prova a saltare Anzalone, si allunga però il pallone, sfera che si spegne sul fondo, con calma Spiguzza va a raccogliere il pallone, vediamo se lo toccherà vicino per Russo o preferirà effettuare il rilancio lungo, rimangono comunque alti i tre attaccanti del Sant'Agnello, infatti Spicuzza allontana i compagni di reparto prima di effettuare il rilancio lungo, dove c'è Trimarco, la sponda per Delle Donne, si butta dentro Delle Donne, il destro di Delle Donne e al minuto numero 9 blocca il punteggio la Battipagliese con la sponda di Trimarco e la percussione di Delle Donne che dal limite ha effettuato questo raso terra a bruciare praticamente Todisco. Allora, il primo pallone pulito delle donne ha sbloccato il punteggio al nono minuto. L'abbraccio anche con il presidente Mario Pumpo in panchina. Il gol della Battipagliese allora al minuto numero 9 si ripete delle donne al secondo gol consecutivo, il terzo complessivo in campionato. Porta in vantaggio la Battipagliese a Sant'Agnello. Un gol importante anche dal punto di vista psicologico, sia per il ragazzo ma sia anche per la squadra. È un campo questo sempre molto molto ostico, sia anche per le ristrettezze delle misure di questo campo. È difficile davvero riuscire a giocare il pallone. Pensate che qui 15 giorni fa ci ha sofferto e ci ha perso punti importanti anche il Santa Maria, una delle corazzate di questo girone, quindi riuscire a sbloccare il punteggio già dopo 9 minuti sicuramente un fattore importante, ma occhio alla reazione comunque del Sant'Agnello che siamo certi non si farà attendere. Delle Donne fermato con un fallo, sì, il fischio di Terminillo, va giù Delle Donne, calcio di punizione in favore della Battipagliese. Quindi al primo pallone pulito, meriti comunque anche alla sponda di Trimarco sul rilancio di Spicuzza. È stato importante l'appoggio di testa per suo compagno di reparto, cominciano ad intendersi anche molto molto bene sia Trimarco che Delle Donne, si cercano i due, Manzi al limite sbagliato il pallone di Di Lillo, poi Strianese prova a far correre Procida, c'è Anzalone in netto anticipo, protegge il pallone, si accontenta di questa rimessa laterale. Allora siamo arrivati all'undicesimo minuto, da 2 minuti praticamente è in vantaggio la Battipagliese qui a Sant'Agnello grazie al sigillo di Nicola Delle Donne. Con le mani arriva Anzalone, aspetta l'ok da parte del direttore di gara prima di toccare per Odierna, poi Falco non indirizza bene il pallone, lo scontro con Veniero, poi Odierna allontana il più possibile la sfera sui piedi di Donna, un po' di ping pong ora. Ancora di Donna, esce, palla al piede, poi la cede centralmente per Lauro, guarda la porta, Lauro appoggia per Ferrentino, da questi per Alfano, ancora Ferrentino, palla sul sinistro, poi sul destro, appoggio per Strenese che va alla conclusione, pallone che si spegne abbondantemente alto, si sono chiuse bene le maglie della difesa della Battipagliese, non hanno dato spazio soprattutto a un calciatore come Ferrentino, probabilmente il più dotato tecnicamente della formazione di casa, riduce da una grande stagione a Castel San Giorgio, uno dei migliori acquisti della formazione del presidente Alberto Negri, tecnicamente sicuramente un calciatore indiscusso. Russo, scambio con Di Lillo, raso terra, sfera per Mejri centrale a cercare Falco, ha capito tutto però Strianese che però poi sbaglia l'appoggio, esce ancora Russo. Da questi per Mejri a sinistra, cerca il varco per il cross murato da Alfano, rimessa laterale quindi in attacco per la Battipagliese, Mejri la lascia a Russo,
Russo va direttamente in area dove c'è Trimarco, ma c'è un fallo però da parte, anzi era Mejri, da parte dell'esterno della Battipagliese. Quindi calcio di punizione in favore del Sant'Agnello. Quando siamo arrivati al 13° minuto in questo primo tempo, c'è la Battipagliese in vantaggio per una rete a zero grazie al gol al nono di Nicola Delle Donne. Lancia tutto disco, Manzi di testa, ci arriva Lopetrone, viene subito raddoppiato, poi col sinistro prova a cercare Trimarco, col tacco bene, il pallone di ritorno ora di Dirillo sulla corsa per Trimarco, è costretto ad impegnarsi, a sganciarsi Terminiello, ad anticipare Trimarco, il pallone che termina direttamente all'esterno dell'impianto, rimessa laterale quindi in attacco per la Battipagliese, questa volta è Mejri con le mani. Prova a farsi vedere Lopetrone che indica a Mejri il passaggio all'indietro per Russo. Lauro in pressione, Russo col tocco sotto, sbagliato però. Allora Alfano per Ferrentino, viene raddoppiato. Arriva anche Di Lillo, prova a togliergli il pallone. Tutto regolare, alla fine controlla il pallone con una mano. Si va anche a battibeccare un po' con Di Lillo, sicuramente spirito focoso. Il set della Battipagliese, dall'altra parte non facile di carattere anche un giocatore come Ferrentino, vanno, provano perlomeno a chiarirsi due con il direttore di gara che fa un po' da piacere, evita il cartellino per entrambi, li catechizza prima di lasciarli andare. Nel frattempo il gioco era stato fermato con questo calcio di punizione, ancora un pallone che può essere scodellato lì in mezzo. Da Angelo Lopetrone. Disco mette il solo Ferrentino in barriera, è uno schema dentro a cercare il taglio di Trimarco. Trimarco che però si è scontrato anche con un avversario che è rimasto a terra. Facile la presa di Todisco, mettono palla fuori i giocatori del Sant'Agnello. Rimasto a terra, se non abbiamo visto male, dovrebbe essere Lauro. Si lamenta di una gomitata, di un gomito un po' alto di Trimarco, si spegne il 5-2. Si è rialzato comunque Lauro, Battipagliese che adesso restituirà presumibilmente palla al Sant'Agnello. Dato via il primo quarto d'ora del primo tempo, c'è sempre la Battipagliese in vantaggio per una rete a zero. Il gol al nono minuto di Nicola Delle Donne. Eccolo il pallone restituito, in questo caso da Lopetrone, che va direttamente tra le mani di Todisco. Bassa Elefante, Todisco però preferisce mettere il pallone a terra e effettuare il rilancio quasi intercettato da Trimarco, pallone che va dall'altra parte, preda facile di Spicuzza. Spicuzza raccoglie il pallone con le mani prima di cederlo vicino per Manzi. Manzi scaraventa lungo dove c'è Di Lillo che controlla, in due tempi appoggia per Falco, non aggancia però l'otto della Battipagliese, poi commette fallo su Lauro, non è entrato ancora benissimo in partita il giovane centrocampista della Battipagliese. Allora Alfano a destra per D'Alessio, anzi è Ferrentino che va alla conclusione, si arrabbia tanto Spicuzza, dicevo non lasciare spazio a un mancino velenoso, pericoloso e anche ben dotato tecnicamente come Ferrentino. Spicuzza questo lo sa bene, l'ha ripetuto in più di una circostanza ai suoi compagni di squadra. Adesso si è arrabbiato proprio per questo motivo, perché si è dato un po' troppo spazio a Ferrentino. Spicuzza alla rimessa, Russo, tocco sotto, Delle Donne non ci arriva, D'Alessio sì, pallone in rimessa laterale. Arriva lo stesso Russo alla battuta. Gli si fa incontro di Lillo, Russo lo ignora, preferisce ricominciare dietro dai piedi di Ciro Manzi, da questi per Spicuzza, alza la testa, poi lancia lungo la sponda di Trimarco, prova a ripetersi quanto visto al nono, Delle Donne questa volta è un po' in ritardo, poi Elefante prova a spingere, Di Lillo lo stende, il tiro di gara che fa fischia il fallo. Calcio di punizione in favore del Sant'Agnello, non c'era sanzione disciplinare per Di Lillo, allora calcio di punizione Sant'Agnello, Terminiello sul punto di battuta, cambia lato,
a cercare D'Alessio da lì. Si è giocato poco sul versante destro d'attacco del Sant'Agnello. Vese che ora recupera palla, occhio all'Opetrone, cercare la corsa di Delle Donne. Gioca quasi da libero, al limite della propria di rigore. Todisco raccoglie il pallone con le mani, lo cede D'Elefante, ma è subito Odierna in pressione. Recupera palla alla Battipagliese. Odierna per Trimarco, va lui centralmente. Trimarco viene chiuso però. Momento di battere a rete, e allora l'appoggio per Falco che apre a destra per Odierna. Il cross è murato. Ancora Battipagliese con Falco. Odierna, pallone di ritorno corto per Falco, ma ritorna ancora Odierna a recuperare l'ennesimo pallone, a giocarlo verso Mejri, dentro per Delle Donne, chiude di Donna. Pallone che viene allontanato in rimessa laterale. Sempre Russo con le mani da lì, centralmente per Lopetrone che guarda anche la porta, va alla conclusione, facile la presa di Todisco, rilancio così così, lo recupera Odierna, prova anche lui la conclusione col sinistro che non è il suo piede, si vede, sfera che termina abbondantemente a lato, chiede scusa Dario Odierna, forse al meglio piazzato Trimarco. Fatto ingolosire più che altro Odierna dalla conclusione, dal limite dell'area di rigore, invece di cercare lì in mezzo Trimarco. Rilancio di Todisco, ancora Odierna, sta prendendo tutte lui in questi minuti a chiudere su Elefante, poi Terminirlo in anticipo su Trimarco, sfera che termina in rimessa laterale. Sta dando tanta pressione ora la Battipagliese. Anzalone, centrale per Lopetrone, col mancino verso Mejri, prova ad attaccare lui, lo ferma però D'Alessio. Allora Ferrentino, la sponda è per Alfano, poi Strianese sale numero 8 del Sant'Agnello, l'appoggio è per Elefante da quest'altra parte, a gamba per dar fastidio e per spingere il 3 del Sant'Agnello, il tocco sotto centrale dove Lauro è scavalcato, Mejri non si fida, pallone in calcio d'angolo, il primo corner della gara in favore del Sant'Agnello. Col mancino arriva Domenico Ferrentino. Proverà a scaraventare il pallone in area di rigore. Poi sono saliti un po' i lunghi, a zona la Battipagliese, la palla è lì, Manzi anticipa Lauro, sfera ancora viva, la raccoglie Elefante. Prova a saltare Falco che lo ferma bene questa volta con l'aiuto anche di Odierna. Prova a ripartire la Battipagliese, Odierna va lungo a metà strada tra Trimarco e Delle Donne, sulla seconda palla però si avventa Lopetrone che l'appoggia per Odierna, col mancino sbagliato il pallone per Falco, lo raccoglie Mejri alle sue spalle, lo cede ancora per Lopetrone a cercare la corsa di Dilillo, è ben posizionato però Terminillo, poi Elefante prosegue per Procida, si alza un campanile, prova a raccoglierlo Falco, in due tempi Procida, poi si lotta, tante gambe lì in mezzo, ne esce, palla al piede Ferrentino, lo apre laterale per Strianese, sovrapposizione di Elefante, ha capito tutto però Odierna, si intromette, viene fermato forse anche con un fallo, secondo il direttore di gara è tutto regolare, anzi no, arriva il fischio, si arrabbia tanto Serratica verso i propri calciatori. Calcio di punizione in favore del Sant'Agnello, non è stata fischiata la sanzione su Odierna precedente, ma il fallo successivo su Procida. Calcio di punizione con il solito Ferrentino, ne mette uno solo in barriera Spiguzza, si tratta di Falco. Rimane in linea la difesa della Battipagliese, attenzione a queste palle da fermo, non è sul primo palo, Trimarco allontana. Era mantenuta in campo da Elefante, la rigioca di nuovo per Ferrentino sulla sinistra, prova a sfidare, a saltare Falco, arriva anche Anzalone a chiudere, pallone ancora una volta in calcio d'angolo, vedete lì alle spalle della bandierina in tenuta bianca è Mister Viscido, squalificato, che sta dando indicazioni da lì all'esterno dell'impianto ai suoi giocatori. Ferrentino, attenzione, il pallone dentro di Donna viene anticipato, spera che termina dall'altra parte, l'ultima a toccare proprio di Donna, si lamenta Alfano, ma la rimessa è in favore della Battipagliese. Vi dicevo della presenza lì all'esterno dell'impianto di Gerardo Viscido, vista anche la struttura dell'impianto, non sembra essere squalificato, nel senso che è quasi, possiamo dire, nel campo, anche se comunque all'esterno.
il tecnico della Battipagliese, vi ricordo squalificato nei minuti finali del match di Angri. Addirittura 3 giornate sono state sanzionate a Gerardo Vicido, ha saltato quella con le Granese, questa qui di Sant'Agnello e quella di domenica in casa con il Buccino. Altro match importante in chiave playoff delle donne col petto, smorza per Di Lillo, ha capito tutto per Ostrianese. Si alza un campanile che arriva tra i piedi di Odierna, lo gioca centrale per Di Lillo, poi Falco, poi Lopetrone, ancora Falco, a destra ancora da Odierna, lungolina per Trimarco che non è partito. Non era male l'idea di Odierna, capito tutto però Terminiello, sulla pressione delle donne allontana il pallone, prova a inseguirlo Lauro, si deve impegnare Spiguzza per anticipare Lauro, raccogliere il pallone, cederlo ancora una volta a Lopetrone che va a destra da Anzalone, lungolinea dove Di Lillo non aggancia, Terminiello sì, alza un campanile, ci arriva Anzalone che forse commette fallo secondo il direttore di gara. Il calcio di punizione in favore del Sant'Agnello, il solito Ferrentino sul punto di battuta, è il solito Falco in barriera, difesa in linea al limite dell'area di rigore per la Battipagliese, uno sguardo al centro da parte di Ferrentino, il fischio dell'arbitro, parte lui, pallone tagliato, Spiguzza con i pugni allontana, poi Di Lillo perfeziona il rilancio sui piedi però di Alfano che va alla conclusione murata, ancora Alfano, esce Lopetrone raccogliendo questo pallone, fa ripartire la Battipagliese, è un contropiede che può essere sfruttato, Mejri fa tanta strada lì sulla sinistra, in mezzo a tanti uomini, alla fine il cross di Mejri è sbagliato, rimane anche a terra l'Italo Marocchino, allora può ripartire da quest'altra parte il Sant'Agnello, vediamo se ha gamba la formazione di Serrapica con Elefante, con, chiedo scusa, con Alfano, scambiare con D'Alessio, rientra però Mejri. Sciupa quindi questa possibilità di contropiede il Sant'Agnello, si abbassa Ferrentino che è un po' l'uomo ovunque, perde palla però sulla pressione di Russo, Mejri con Lopetrone, uno sventaglia, gioca vicino per Di Lillo, rasoterra nello spazio, bella questa palla per delle donne, si alza però la bandierina del guardaline, è sembrato partire nettamente alle spalle di Terminiello delle donne, infatti si rammarica proprio di questo Schettini. Il direttore di gara che comunque ha dato il vantaggio, sfera che poi si era spenta sul fondo, però c'era comunque la bandierina alzata, sarebbe stato comunque vano nel momento in cui delle donne toccava il pallone. Odierna, Lopetrone, Russo, Falco prova ad arrivarci, sì, in 2 tempi c'è il fallo su di lui, si poteva dare anche il vantaggio qui, insomma. Scelta leggermente discutibile questa da parte del direttore di gara. Comunque calcio di punizione per la Battipagliese, rientra logicamente tutto il Sant'Agnello, si sciupa una buona possibilità di ripartenza. Lopetrone scambia con Manzi, provano a far uscire un po' il Sant'Agnello, poi Manzi lancia verso Odierna, la sfonda dentro per delle donne, Terminiello allontana, rientra Lopetrone che è in drop. Serve al limite Trimarco, cerca il varco per il tiro, Trimarco, pallone che termina fuori di poco, non male questa iniziativa personale di Trimarco, si è creato col fisico lo spazio per provare la botta a rete in questo diagonale che ha dato anche l'illusione ottica di finire in fondo alla rete, da questa posizione perlomeno davvero di poco, pallone fuori di Trimarco. Rimessa dal fondo per il Sant'Agnello, battuta da Todisco, classe 2001, è ancora Battipagliese con Di Lillo, non si fida, ricomincia da dietro, l'appoggio è direttamente per Spicuzza, a lui al rilancio, Terminiello in anticipo su Trimarco, allora Lauro, lotta Manzi, riesce a indurlo all'errore, e ora Di Lillo. Va via nello stretto di Lillo, appoggio per Trimarco, la sponda, bella per Falco, poi delle donne, poi Trimarco ad allargare col goniometro a sinistra per Mejri, zona cross, mette il pallone dentro, delle donne anticipato da Di Donna, poi arriva Lopetrone, prova a chiudere Ferrentino, ma ancora Battipagliese con la punta, Mejri la conclusione col sinistro murata da Di Donna, sfera che termina in rimessa laterale, ma bella la manovra, palla a terra della Battipagliese, Lopetrone. Ferrentino prova a tenerlo lì, lui alza la testa, cerca
cerca aiuto in Falco, si butta dentro Falco, cerca l'1-2 con Di Lillo, poi Lopetrone, pallone profondo per Trimarco. Trimarco cerca il varco per il cross, viene fermato, non ci sono tocchi. Allora la sfera si spegne direttamente sul fondo, si era allargato in una posizione comunque non usuale per lui, attaccante d'area di rigore, giocare quasi da laterale. Gianluca Trimarco, rimessa dal fondo per il Sant'Agnello, pallone raccolto a centrocampo da Falco, momento positivo questo per l'Abbattibagliese. Falco non aggancia, allora Odierno alle sue spalle, gioca centrale per Trimarco, guarda la porta, cerca di crearsi ancora una volta il varco per il tiro, poi c'è questo pallone scucchiaiato dentro per delle donne. Raccoglie Todisco che fa correre subito D'Alessio che lascia il pallone a Ferrentino, prova a partire lui, poi D'Alessio rientra bene l'Abbattibagliese, allora Di Donna verso Strianese, centralmente Procida, la sponda per Elefante, ancora Procida, si sgancia Manzi, prova a fermarlo in qualche modo, la sfera arriva a Ferrentino, Procida il pallone, il cross dentro, sul secondo palo c'era Lauro, bravo. In chiusura Mejri a concedere solo calcio d'angolo al Sant'Agnello, si rammarica, si dispera Lauro, era praticamente a tu per tu con Spicuzza. Corner per il Sant'Agnello con Ferrentino, altro pallone dentro, tante teste, quella di Russo, poi Procida la conclusione, allontana Mejri. Non ci sono casacche bianconere e allora è rimessa laterale in favore del Sant'Agnello quando sta per scoccare la mezz'ora. Elefante alla rimessa. Lo fa indietreggiare il direttore di gara. Pallone dietro per Strianese. Poi Terminiello. Appoggio per Di Donna. Un po' di pressione di delle donne. Ancora a sinistra da Elefante. Lungolinea verso Procida. Capito tutto però Odierna che sporca il pallone con una volta in rimessa laterale. Prova ad accelerare le manovre Procida, un po' di lentezza nel recuperare il pallone. Fa rientrare bene l'Abbattibagliese. Allora Elefante lungo da Lauro. La sponda centrale per Procida che guarda la porta. Altra conclusione errata da parte del numero 11 del Sant'Agnello. E nulla di fatto quando è scoccata la mezz'ora. C'è sempre l'Abbattibagliese in vantaggio, tiene il gol al minuto numero 9 di Nicola Delle Donne. Fallo adesso di Trimarco ai danni di Di Donna, allora calcio di punizione Strianese, sempre Elefante a sinistra. Odierna lo sta provando a tenere il più possibile. Ancora Strianese, salta Di Lillo ma si trascina il pallone fuori. Rimessa laterale con Anzalone alla battuta. Ora Spicuzza. Gioca centrale per Lopetrone che si abbassa a raccogliere questo pallone. Poi lo cede a sinistra per Mejri, pallone leggermente imprendibile. Raccoglie anche con le mani Mejri, rischia il cartellino giallo. Era calcio di punizione, insomma, deve esserci probabilmente il giallo per Mejri in questa circostanza, e poi ha dato il calcio di punizione al direttore di gara. Comunque Elefante per Strianese, sbagliato il pallone centrale, allora può attaccare l'Abbattibagliese con Falco a destra per Odierna che lascia a Trimarco. Ora sì che c'è Odierna lì, guarda in mezzo, Odierna il cross basso, diventa un tiro cross, provato a sorprendere Todisco sul suo palo, non ce l'ha fatta però a mantenere il pallone in campo. Pallone che si è spento in calcio d'angolo, primo corner in favore dell'Abbattibagliese al minuto 32. Va lo stesso Odierna dalla bandierina. Tante maglie lì in area di rigore, Odierna va sul secondo palo, Manzi non ci arriva, dall'altra parte prova a rimetterla dentro Di Lillo, ancora verso Odierna. Pallone che però superato la linea bianca, quindi rimessa dal fondo in favore del Sant'Agnello. Onestamente poteva essere sfruttata probabilmente meglio questa manovra
da palla inattiva della Battipagliese. Siamo al 33esimo minuto, sempre 1-0 il punteggio in favore della Battipagliese, con Strenese che tocca per Elefante, prova a spingere ancora lui sulla sinistra, prova a chiuderlo sempre Odierna, una bella triangolazione ora che porta Elefante al cross dentro in area di rigore, ci mette il piede Manzi ed è un altro calcio d'angolo favore del Sant'Agnello, prova a battere veloce la formazione di casa, ci ripensa poi Ferrentino, preferisce buttare il pallone dentro. Va Ferrentino col sinistro sul secondo palo, ancora una volta Di Donna che travolge praticamente un calciatore della Battipagliese. È Francesco Russo che rimane a terra. Calcio di punizione in favore dei bianconeri. Lo vedete lì Gerardo Viscido che urla dando indicazioni ai suoi ragazzi. Ancora calcio di punizione in favore della Battipagliese, già battuto con Russo che va a cercare delle donne, non controlla bene. Allora di nuovo Sant'Agnello con Lauro, attenzione Lauro, pallone dentro per Procida, colpisce la traversa, poi sul tapin c'è Ferrentino chiuso da Manzi sulla linea, ma dal nulla questa occasione d'oro per il Sant'Agnello con la traversa colpita da Procida. Ora Ferrentino, pallone dentro per D'Alessio. Vediamo se ha la forza di ripartire la Battipagliese di Lillo, sia ad appoggiare per delle donne. Delle donne attacca, ha tanto spazio, l'appoggio laterale per Trimarco. Trimarco alza la testa, aspetta compagni, gioca verso Lopetrone, gira su se stesso aggirando Terminiello, poi Trimarco allarga il gioco verso Odierna. Odierna guarda in mezzo, poi si ferma, palla sul sinistro, il cross dentro, Trimarco di testa, raddoppia la Battipagliese al minuto 35. È un gran gol questo di Trimarco, grande assist di Odierna. Da squadra cinica e cattiva, la Battipagliese ha rischiato di prendere gol. Nell'azione successiva lo ha fatto però, dal potenziale 1-1 all'effettivo 2-0 in favore della Battipagliese dopo la traversa di Procida. Sulla ripartenza è stata cattiva e veloce la Battipagliese, ha manovrato bene questo pallone facendolo arrivare sui piedi di Odierna sulla destra. Ha messo dentro questo cross col mancino che però non è il suo piede, ma non sembrava. E Trimarco ha fatto una bella rotazione di testa a superare Todisco, anche stilisticamente a dire la verità, un bel gol questo di Trimarco. E allora la coppia gol si ripete dopo mercoledì. Delle donne e Trimarco vanno di nuovo a segno dopo 35 minuti di gioco. 2-0 Battipagliese. Un bel gol, davvero questo di Trimarco, ma va sottolineato anche il rischio che ha corso Occhio ad Elefante, ora sulla sinistra lo perde Di Lillo, Elefante, il pallone murato ancora una volta in calcio d'angolo. Non sembra essere per nulla domo il Sant'Agnello che ha rischiato davvero pochi minuti fa, infatti si rammarica forse di questo proprio Terrapica. Ha rischiato di raggiungere subito il pari, ma è stata punita sulla ripartenza successiva dalla Battipagliese. Ferrentino alla battuta del corner, altro pallone dentro, Di Donna la tocca, poi tante gambe lì in mezzo, alla fine Spicuzza si accovaccia, raccoglie il pallone, subisce forse anche una carica, rimane a terra il portiere della Battipagliese insieme anche ad un altro calciatore, non riusciamo a capire di chi si tratta. Gioco che rimane quindi fermo al 37esimo minuto, entrano in campo anche i sanitari, il massaggiatore Piero Fedele. Battipagliese avanti 2-0. Vi dicevo, dopo i due gol di mercoledì con l'Eclanese di Delle Donne e Trimarco, Delle Donne e Trimarco si sono subito ripetuti 3 giorni dopo qui a Sant'Agnello. La scelta anche dei due attaccanti sta premiando sicuramente mister Viscido, che fino ad allora aveva messo sì questo 3-5-2, ma o Tenerillo o il Senatore giocavano
alle spalle, un po' più bassi rispetto a Trimarco, non al fianco di Trimarco, cosa che invece sta facendo e anche bene delle donne in queste due partite. Questo è un cambio tattico che ha portato proprio Viscido in questi ultimi match e sta portando anche dei risultati con i gol a Eranzalone, eccolo qui che sta per rientrare anche in campo, calciatore che ha subito la carica alle spalle di Donna, pallone di nuovo in gioco, ultimi 7 minuti più recupero di questo primo tempo, è sempre 2-0 il punteggio in favore della Battipagliese, delle donne anticipato, poi Veniero. Lotta con Falco o gomiti alti di Strianese, sfera che arriva a delle donne, lo scambio con Odierna, prova a partire delle donne, lo ferma Elefante con un fallo. Ora c'è il calcio di punizione in favore della Battipagliese. Sta arrivando a rilento Lopetrone. Effettua questo cambio gioco dall'altra parte preciso per Mejri. Cerca il varco per il cross, Mejri si fa vedere anche Di Lillo, Mejri va da solo, viene raddoppiato ad Alessio, riesce a guadagnare una rimessa laterale che verrà battuta da Francesco Russo, dotato di una rimessa lunga, vediamo se la mette in aria, sì, Trimarco chiuso da Terminiello, raccoglie poi Falco, Lopetrone di prima, a ributtarla ancora dentro, la testa in qualche modo di Udirna, anticipato delle donne da Terminiello. Poi arriva Falco a raccogliere questo pallone, a darlo centralmente per Trimarco, ha chiesto l'1-2 che non si è concretizzato però, è ancora Battipese con Anzalone, non preciso il suo rilancio, ci arriva Alfano ma raccoglie palla ancora Trimarco, adesso diventa anche cattiva la Battipagliese, sta effettuando davvero un grande primo tempo, Russo, Mejri. Sbaglia il controllo del pallone, glielo porta via Ferrentino, poi commette fallo Mejri, calcio di punizione in favore del Sant'Agnello, Elefante in anticipo su Odierna, prova a raccogliere il pallone Falco, salta bene Elefante, cede verso Di Lillo, ritorna sui due passi di Lillo, fa ricominciare da Russo, Russo per Manzi, il pressing del Sant'Agnello, Spicuzza deve allontanare sulla pressione di Lauro. Spera che diventa buona per Trimarco, la sponda per Lopetrone, ancora Trimarco nel cerchio centrale del campo, allarga bene per Odierna, va lungolina delle donne, esce bene anche Paolo al piede della Battipagliese, delle donne in zona cross, l'appoggio per Di Lillo, in area Di Lillo, cerca il varco per il cross, lo trova, forse c'è anche un tocco di braccio, si lamenta Di Lillo, si lamenta la panchina della Battipagliese, è semplice calcio d'angolo, però secondo il direttore di gara. E allora corner per la Battipagliese. Va sempre Odierna dalla bandierina. Gioca vicino con Mejri. È uno schema questo, Lopetrone ancora a cercare Odierna lì laterale, Odierna a metterla dentro. C'è una deviazione ancora di Lauro, ancora calcio d'angolo. Si rammarica Odierna. Probabilmente si sentiva di poter sfruttare meglio questa occasione. Odierna lascia Lopetrone, la battuta del secondo corner consecutivo. Vedete che sta amministrando bene ora il doppio vantaggio, cercando anche il tris. Lopetrone dentro, Manzi anticipato, forse ha messo anche carica. Si gioca però Falco in mezzo a tante gambe. Falco ha commesso fallo, secondo il direttore di gara, che probabilmente doveva fischiare quello precedente di Manzi, non questo di Falco. Calcio di punizione quindi per il Sant'Agnello fuori la propria area di rigore con Todisco. Va lungo dove c'è Lauro, ma capisce tutto però di Lillo. Non riesce a servire delle donne. E allora Elefante, centralmente il pallone per Alfano, poi a destra per D'Alessio. Non ci sono spazi e allora Beniro deve ricominciare. Ferrentino, sbagliato il pallone di ritorno, lo raccoglie Trimarco che prova a far correre delle donne, pallone leggermente lungo, vedete come si cercano tanto i due attaccanti della Battipagliese. Todisco, Terminiello a sinistra da Elefante, la pressione di Di Lillo. Pallone scaraventato centralmente da Veniro, prova a metterci il piede Falco e riguadagna subito palla la Battipagliese, ora con Trimarco,
di fisico, aspetta compagni, da centralmente per Falco, esalta uno, attenzione Falco alla conclusione, Murata è entrato subito, è recuperato subito la partita, bene Falco, occhio a Procida dall'altra parte, Procida salta Spicuzza, Procida il pallone sull'esterno della rete, ha rischiato su questa ripartenza la Battipagliese con la velocità di Procida. È rimasto in piedi fino all'ultimo Spicuzza. Ha trascinato praticamente Procida sull'esterno, costringendolo a questa conclusione dove la linea di luce per vedere la porta davvero era molto molto risicata. Infatti ha colpito l'esterno della rete. Attenzione quindi sempre al Sant'Agnello con queste ripartenze, squadra ancora molto temibile. Mejri, spazio per il cross, va anche alla conclusione Mejri, pallone abbondantemente alto, c'erano meglio piazzati i compagni, Mejri però ha preferito andare da solo con questa conclusione delle donne. Dopo due con Odierna, si butta dentro poi Odierna, delle donne preferisce andare al cross che diventa quasi un tiro per Todisco. Raccoglie la sfera, manca un minuto al 45esimo, sempre 2-0 il punteggio in favore della Battipagliese, ma è un Sant'Agnello che comunque si è fatto vivo in più di una circostanza dalla parte di Spicuzza, ricordiamo la traversa di Procida, questa occasione raccontata pochi minuti fa proprio dello stesso esterno d'attacco del Sant'Agnello che ha colpito l'esterno della rete. Ferrentino a scambiare con Beniero, ancora Ferrentino, buttarla sul secondo palo, Lauro anticipato, sarà calcio d'angolo, ora chiude il primo tempo con questo corner, la formazione di casa batte veloce, va al cross Beniero, sbagliato però completamente, una rimessa dal fondo in favore della Battipagliese, eccolo qui, sarà uno il minuto di recupero in questo primo tempo. Si andrà avanti fino al 46esimo minuto, Battipagliese che è sempre avanti 2-0. I gol di Delle Donne e Trimarco. Va al rilancio Spicuzza, con calma, pallone lungo, Trimarco viene anticipato da Terminiello, Meniero prova a mettere a terra Falco, lo fa con l'aiuto anche di Dilillo, l'apertura è per Odierna, a terra c'è sempre Trimarco, la chiusura di Strianese, spera in rimessa laterale, vediamo se si rialza Trimarco, no, centro di gara che va a sigillarsi un po' dalle condizioni dell'attaccante della Battipagliese, autore del secondo bellissimo gol. Entra in campo anche il massaggiatore Piero Fedele, gioco che rimane fermo, c'è la possibilità anche di dissedarsi per i calciatori bianconeri. Si è alzato dalla panchina Carmine Senatore, effettuando il riscaldamento insieme a Stefano Consiglio, chissà che entrambi non potranno essere utili a partita in corso. Credo, presumo, quasi sicuramente ormai, per quanto riguarda il secondo tempo di questo match che sta per chiudere la sua prima frazione di gara. Abbandona il terreno di gioco Trimarco, un po' dolorante alla schiena, riprenderà con questa rimessa laterale in favore della Battipagliese, poi si aspetta solo il duplice fischio Delle Donne, chiuso, arriva sulla seconda palla Delle Donne, cerca il varco per entrare in area, viene fermato però i giocatori del Sant'Agnello. Trianese, non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo con la Battipagliese che chiude avanti per 2-0. A risentirci tra poco per la ripresa del match tra Sant'Agnello e Battipagliese. Amici sportivi, amici di Sud TV, ben ritrovati. È appena cominciato il secondo tempo della gara tra Battipagliese e Sant'Agnello. Primo tempo che si è concluso con la Battipagliese avanti per 2-0, il gol di Trimarco e Delle Donne, ripresa che si è aperta anche con una sostituzione da parte del Sant'Agnello che ha messo dentro il numero 20 Liguori al posto di D'Alessio. Sant'Agnello che
comincia subito in attacco con le mani, c'è Elefante alla battuta, sponda di Ferrentino. Elefante cerca il varco per il cross, lo trova dentro, Anzalone allontana di testa, poi ancora Ferrentino, la conclusione, raccoglie Spicuzza con le mani. Cominciato subito avanti il Sant'Agnello, voglioso di rientrare quanto prima in partita. Spicuzza al rilancio nella zona di Delle Donne, che va giù a contatto con un avversario, non la tocca nessuno, rimessa in favore del Sant'Agnello con Alfano, che ha preso il posto di D'Alessio lì nella linea dei 4 a destra, con Liguori che invece è andato a posizionarsi centralmente. Lopetrone, Delle Donne, Trimarco chiuso, forse con un fallo, sì, fallo di gamba tesa su Trimarco, calcio di punizione in favore della Battipagliese. Sul punto di battuta si porta immediatamente Lopetrone, mano alzata per il direttore di gara, quindi sarà una punizione di seconda. Lopetrone sarà costretto probabilmente a scodellare il pallone dentro. Sale infatti anche Manzi, rimane dietro Russo, pallone lungo, Manzi proprio anticipato, spera ancora buona, altro cross provato da Odierna, spera che termini in rimessa laterale. Odierna con le mani, dentro per Delle Donne, che si scontra quasi con un compagno di squadra. Alla meglio il Sant'Agnello, che esce palla al piede adesso con Ferrentino, centralmente per Lauro, lo accompagna fuori Russo, lo ferma anche con un fallo, sì, calpestato praticamente da Russo Lauro, arbitro che era lì, calcio di punizione già battuto dal Sant'Agnello con Veniero ad appoggiare per Elefante. Prova a metterla dentro questa palla, dove c'è Procida chiuso da Mejri. Allora rimessa laterale in favore del Sant'Agnello con Alfano, dietro per Strianese, insegue Delle Donne, poi Liguori apre per Alfano, cerca il varco per il cross, lo trova, pallone dentro, Manzi allontana senza fare complimenti, rimessa laterale ancora per il Sant'Agnello, che ha iniziato bene questa ripresa, subito molto aggressiva la formazione di casa, altro pallone dentro di Alfano, la testa di Russo, poi Ferrentino, scodella dall'altra parte dove c'è Odierna, però ben appostato, prova a far ripartire Di Lillo, ma c'è la chiusura di Terminiello. Sattivese è tutta rintanata per ora nella propria area di rigore. E Sant'Agnello che fa girare palla ora con Di Donna per Terminiello, che abbassa Veniero, si preferisce andare nello spazio per Lauro, la chiusura della difesa della Battipagliese, che si accontenta ora di questa rimessa con le mani. Comunque rimane alto il baricentro del Sant'Agnello, le indicazioni di Ferrentino indicano questo ai propri compagni, di rimanere alto in pressione su questa rimessa laterale affidata alle mani di Anzalone. Va lungo a cercare la sponda di Odierna, poi Di Lillo non aggancia, fa così, prova a girarla, arriva nella zona di Liguori, che tocca per Alfano, Ferrentino, Strianese, raccoglie Liguori, parte a sinistra Elefante, che ora si accentra, entra nel campo, prova a partire, fermato con un fallo commesso da Lopetrone, si tratta di Procida, e il calcio di punizione è in favore del Sant'Agnello, quando sono passati quasi 5 minuti in questa ripresa. Sempre la Battipagliese avanti 2-0, batte veloce il Sant'Agnello, Elefante cerca il varco per il cross, lo tocca dietro per Liguori, alza la testa, aiuto di Ferrentino, poi Alfano, si viene a destra dove c'è Strianese, mette il pallone dentro, Lauro gioca di sponda, attenzione Lauro dal limite, lo porta fuori Russo, Veniero apre verso Elefante, di testa prova a buttarla dentro per Liguori, Manzi allontana, poi prova ad arrivare Delle Donne, ma è ancora Sant'Agnello che ha iniziato davvero forte questa ripresa. Lauro non ci arriva, Manzi sì, spera rimane in gioco. Elefante prova il cross, Murato, Veniero, Liguori, salta di netto Odierna, appoggia per Procida, tutto chiuso da lì, bisogna allargare il gioco, lo fa
dove c'è Ferrentino, ricomincia da Liguori. Ancora Ferrentino per Strianese, alza la testa, guarda anche la porta, prova questa conclusione un po' così così. Nessun pericolo per Spiguzza, beh, fino a quando il Sant'Agnello si limita a questo giro palla ai 30 metri, non ci sono pericoli per la Battipagliese che sta coprendo comunque bene ogni spazio, concedendo poco nulla se non uno sterile possesso palla al Sant'Agnello, poco nulla a livello di conclusioni nello specchio della porta. Spiguzza al rilancio, che cade da quest'altra parte dove c'è Trimarco. Viene fermato con un fallo da Di Donna, si scambiano il 5-2, allora calcio di punizione in favore della Battipagliese con Lopetrone sul punto di battuta, al suo fianco c'è Falco. Direttore di gara che adesso sventola anche un cartellino giallo ai danni di un giocatore del Sant'Agnello, se non abbiamo visto male dovrebbe essere proprio. Dovrebbe essere Procida il calciatore ammonito, probabilmente qualche parolina di troppo è scappata proprio a Procida. Occhio a Lopetrone che prova la conclusione in porta, arriva debole il pallone dalle parti di Todisco, che poi lo cede con le mani a Elefante, a lungo non ci può arrivare su questo pallone Procida. Sfera in rimessa laterale, c'è Anzalone, poi Odierna non aggancia, allora Procida centralmente per Strianese, da questi per Ferrentino, si alza Russo, ancora Procida la conclusione, si accovaccia questa volta Spiguzza e raccoglie il pallone con le mani. Si sta limitando a queste conclusioni dalla distanza il Sant'Agnello, Martinez che sta inducendo a questo gli avversari, non dando spazio centralmente. Venero per Elefante, Elefante lungo, dove c'è Ferrentino, prova a duellare con Mejri, Ferrentino si accentra, salta anche delle donne, guarda anche la porta, prova anche la conclusione, anche in questa circostanza da lontanissimo, anche in questa circostanza conclusione non precisa, che non crea nessun problema a Agostino Spiguzza, che adesso si appresta a battere questo calcio di punizione. Questo rinvio dal fondo, chiedo scusa. Pallone che si spiega adesso in rimessa laterale, 8 minuti e mezzo in questo secondo tempo, è sempre 2-0 il punteggio in favore della Battipagliese. Elefante, manzi di testa. Scambio tra Falco e Di Lillo, poi Falco cercare ancora la corsa di Di Lillo e in anticipo Terminillo che devia il pallone in rimessa laterale. Con le mani sta arrivando Odierna. Odierna va lungo da delle donne, chiuso da Terminillo, poi Lopetrone, ancora per Odierna, viene cacciato via da Procida praticamente. Guadagna la rimessa laterale della Battipagliese con Procida, con Odierna che lascia Danzalone. Alza la testa, Danzalone va a cercare delle donne, poi sulla seconda palla Odierna, Trimarco anticipato, ancora delle donne, Trimarco col tacco per Di Lillo, chiude Di Donna che in due tempi allontana il pallone, prova ad arrivarci Procida, continua a toccare Danzalone. Rimessa in favore del Sant'Agnello. Elefante verso Lauro, la sponda per Liguori. Sale anche Di Donna. Prova a spingere con tutti i suoi effettivi il Sant'Agnello mentre la Battipagliese sta per preparare un doppio cambio. Di Lillo, fallo su Anzalone che è abbastanza duro. Tutto regolare però secondo il direttore di gara. Continua a giocare, c'è la rimessa laterale in favore del Sant'Agnello, ma rimane a terra Anzalone. Scontro di gioco che è sembrato perlomeno essere abbastanza duro con Procida. Eccolo qui il doppio cambio che vi dicevamo.
apposta per effettuare la battivagliese con l'ingresso di Stefano Consiglio e Carmine Senatore. Da capire al posto di chi, credo che rinfoltisca un po' la difesa, dandoci un po' di esperienza mister Viscido, e cioè togliendo Anzalone e mettendo Consiglio lì dietro al fianco di Manzi e Russo, e togliendo un attaccante come delle donne, inserendo Senatore, restando quindi dentro nella regola degli under, ecco, mettiamola così, un 2000 per un 2000, Senatore per Anzalone e Consiglio per delle donne, ecco, questo dovrebbe essere il cambio, con Anzalone che adesso è fuori dal campo, occhio a questo cross dentro, si lamentano i giocatori della Battivagliese, c'è un fallo fischiato dal direttore di gara, e calcio di punizione nella propria area di rigore in favore dei bianconeri, che adesso possono effettuare questo doppio cambio con Senatore e Consiglio che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco qui al campo dei Pini di Sant'Agnello, quando siamo arrivati quasi al 12° minuto, e la Battivagliese è avanti per 2-0 con i timbri di delle donne e Trimarco. Anzalone esce dall'altra parte del campo, il cambio viene fatto con Senatore per questione di under, e poi Consiglio che dovrebbe prendere il posto di delle donne, eccolo qui che abbandona il campo al terzo centro stagionale per delle donne, davvero positiva questo suo approccio alla Battivagliese di Nicola delle Donne. Calcio di punizione in favore della Battivagliese, la propria area di rigore con Agostino Spicuzza che va al rilancio. Pallone raccolto ora da Odierna a destra, prova a spingere, si accentra, Odierna guarda la porta, pallone raso terra per Trimarco, capisce tutto però Alfano che chiude, lancia per Ferrentino che non aggancia, allora Lopetrone, tutto con il mancino, col destro a cercare Russo, lungo linea il pallone per Mejri, la sponda centrale per Trimarco, da questi per Falco, prova il pallone dentro, chiuso. Ancora Battivagliese, Mejri, Trimarco anticipato da Di Donna, allora Veniero per Ferrentino, spinge Liguori, pallone a destra per Strianese, centralmente per Lauro che non aggancia, e allora Consiglio che tocca il suo primo pallone, lo cede verso Senatore, anche lui tocca il suo primo pallone, poi Manzi dietro per Spicuzza, Spicuzza cede per Lopetrone che si è abbassato, salta con una finta Strianese, l'appoggio è per Di Lillo, ancora Lopetrone, il tocco sotto a cercare lo scatto di Senatore, scappa alle spalle dell'avversario, poi Di Lillo palla sul sinistro, l'appoggio per Mejri, il cross basso chiuso dalla difesa del Sant'Agnello che poi allontana in due tempi, pallone raccolto ora da Procida, prova a puntare Anzalone, costretto a indietreggiare anche sulla pressione fallosa però del numero 9 della Battivagliese Dario Odierna, e il calcio di punizione in favore del Sant'Agnello, subito battuto, cercare Strianese che tocca per Alfano, Alfano centralmente per Di Donna, Alfano, anzi è Veniero, gioca ora con Terminiello, Terminiello verso Elefante, raccoglie però Lopetrone ora il pallone, togliendolo dalla disponibilità di Lauro, si va un po' a complicare la vita Lopetrone da lì, non raccoglie il calcio di punizione, rimessa per il Sant'Agnello che gioca subito questo pallone con Mejri in anticipo anche su Spicuzza che si arrabbia, voleva raccogliere lui questo pallone, la sfera diventa buona per Trimarco che gioca di sponda per Di Lillo, pallone leggermente arretrato, rientra Veniero, il punto sul pallone, la sfera diventa buona per la Battivese perché viene regalato praticamente questo calcio d'angolo ai bianconeri dal nulla, calcio d'angolo arriva Lopetrone alla battuta, uno sguardo al centro,
pallone in aria, la testa è quella di Terminiello, poi Ferrentino aggancia, lo tampona Di Lillo senza fallo. Ferrentino deve cambiare gioco, rientra però bene Trimarco, allora ancora Battivagliese con Trimarco e guarda la porta, va alla conclusione Murata, ancora Trimarco a destra da Odierna, pallone nello spazio buono per Falco, Falco alza la testa, Falco dietro il pallone per Senatore, diventa un assist Mermejri, pallone un po' lungo per l'esterno bianconero, difficilmente poteva raccogliere questo pallone Mejri. Todisco per D'Alessio, scambio con può essere Strionese, poi Di Donna, cambia lato, finisce tutto però Anzalone che anticipa questo pallone che si spegne in rimessa laterale, ha spento un po' la sua verve d'attacco il Sant'Agnello dopo i primi 10 minuti, ha tenuto bene botta la Battivagliese. Altra rimessa per i padroni di casa, sempre Elefante con le mani, a testa di Odierna, pallone ancora una volta fuori, Elefante, la sponda di petto di Ferrentino, poi il pallone di ritorno di Lauro proprio per Ferrentino, c'è il fischio del direttore di gara, rimasto a terra proprio Ferrentino, fermato sul nascere questa chiusura di triangolo. Allora, calcio di punizione per il Sant'Agnello, proprio con lo stesso Ferrentino. Due in barriera per la Battivagliese. Uno sguardo al centro, Ferrentino mette il pallone in aria, Spicuzza raccoglie senza problemi la sfera. Stavano ripartendo sia Senatore che Di Lillo. Spicuzza preferisce però giocare per Lopetrone, che va a sinistra da Mejri. Può partire Mejri. Poi si ferma. Pallone ancora per Lopetrone. Falco. Ne salta uno. Appoggio centrale per Senatore che guarda la porta. Prova la conclusione. Raso terra. Facile. La parata di Todisco, che poi con le mani cede per Alfano. Veniero a destra per Ferrentino, ancora Veniero, cambia lato, si va da Elefante, Elefante la sua terra per Procida che non aggancia e allora Odierna può spingere la Battivagliese, Odierna verso Mejri, Mejri va, il cross murato in prima battuta, poi l'aiuto di Lillo, ancora Lopetrone, si va da Odierna, guarda la porta, Odierna palla sul sinistro, la traversa di Odierna, ha provato il tiro a giro Odierna, ancora Battivagliese, scambiano Lopetrone e Odierna, si va da Mejri a sinistra, Mejri attacca lui l'area, Mejri, Mejri va dentro, fermato dal numero 7 Alfano, l'arbitro indica il dischetto e c'è il calcio di rigore in favore della Battivagliese al minuto numero 19, increduli i giocatori del Sant'Agnello, c'è anche un cartellino giallo ai danni di Alfano, l'autore del gol che ha steso platealmente Mejri, l'arbitro era libero, ha postato, non, ha indugiato a indicare il dischetto, difese che solo pochi minuti fa, nemmeno anzi 30 secondi fa, aveva colpito la traversa con Odierna, un tiro a giro di Mancino. Braccio di Mejri con Di Lillo, dal dischetto va Trimarco, è lui l'incaricato a battere i calci di rigori, calci di rigore al 20° minuto, è tutto pronto, Trimarco contro Todisco, va Trimarco col cucchiaio, la blocca Todisco in due tempi, l'errore che è abbastanza grave di Trimarco, di leggerezza. Attaccante esperto come lui, una gara che poteva tranquillamente chiudersi con questo calcio di rigore, con la realizzazione di questo calcio di rigore, invece l'errore abbastanza grave anche di Trimarco
provato un po' a sbeffeggiare l'avversario. Non è una scelta che piace molto anche agli avversari questa. Ora Russo commette fallo su Ferrentino. Calcio di punizione per il Santagnello, chissà che questo non diventi anche una molla quasi per il Santagnello. Lo vanno a battibeccare anche in aria adesso Lopetrone e Di Donna. Di Donna indica Trimarco, come a dire, insomma, sono cose che si possono tranquillamente evitare, anche perché c'era un ragazzino in porta, 2001. Questo sbeffeggiamento poteva essere tranquillamente evitato. E va per sotto anche l'Abbattimese, che non chiude per ora il match e subisce questo calcio di punizione. Adesso chiudiamo con Ferrentino, che va col sinistro, Spicuzza si allunga, blocca il pallone in presa. Adesso effettuerà subito il rilancio. Pallone che cade a centrocampo dove c'è Elefante, lo tocca lungo. Lauro anticipato, bene da Consiglio, esce lui, palla al piede, l'appoggio è per Odierna a destra, ha un po' di campo Odierna, lo spazio, il pallone dentro, Todisco esce in anticipo su Trimarco, poi Todisco con le mani cede per Veniero, Veniero a destra per Alfano, ora Ferrentino, si va da Liguori, la chiusura per un istante di Trimarco, poi Ferrentino dentro, Consiglio ci mette la testa, Lopetrone dal limite allontana. Viene chiusa la ripartenza dell'Abbattimese con Veniero ora. Va Trimarco a dar fastidio a rubar palla, Lopetrone riparte l'Abbattimese con Falco, un po' di campo, cede la sfera per Senatore. Vediamo se è in posizione regolare, no, è alzata la bandierina del secondo assistente. C'è il calcio di punizione in favore del Santagnello. Che adesso fa girare palla Terminillo, Strianese. Strianese a destra da Alfano. Ancora Strianese. Ancora Alfano, sbagliato il pallone per Ferrentino. Allora Lopetrone. Attacca la Battivagliese al minuto 23. Lopetrone dietro per Consiglio, Consiglio per Spicuzza, di prima il rilancio lungo dove Lopetrone prosegue, prolunga per Senatore, Senatore va da Trimarco, pallone nello spazio per Senatore, si sgancia di Donna, poi gioca laterale per Elefante, si abbassa Liguori, raccoglie il pallone, aspetta compagni, ricomincia da Di Donna. Da questi per Alfano, Alfano va da Ferrentino per effettuare un altro cambio, nel frattempo il Santagnello, si chiama però per Ferrentino che apre per Elefante, il cross dentro, non ci arriva nessuno, Lauro sul secondo palo stava per impattare col pallone, ha rischiato in questa circostanza l'Abbattivagliese. Questo pallone sempre molto velenoso, questi palloni tagliati così. Ultime indicazioni di Serrapica. Dovrebbe essere Fiorentino, il classe 92, a fare il suo ingresso in campo. Si fa ora. Al posto di Veniero. Questa è la scelta di Serrapica, con Spicuzza che nel frattempo si prende questa ammonizione un po' sciocca, lui convinto che ci fosse il cambio subito, l'arbitro invece l'ha letta come una perdita di tempo, si becca questa ammonizione, effettua il cambio il Santagnello. Calcio di punizione con Spicuzza. Si allontana i suoi compagni prima di effettuare il rilancio lungo.
Trimarco di Lillo, palla sul destro di Lillo, attenzione di Lillo, guarda la porta, il pallonetto di Lillo. Arriva il tris al minuto numero 25, il primo gol in campionato per Di Lillo, al suo esordio dal primo minuto, un pallonetto beffardo su Todisco, il bel gol di Lillo, tutti ad abbracciare anche Trimarco, anche questo è un bel gesto dopo l'errore dal dischetto, il gol di Lillo. A scavalcare Todisco con un pallonetto beffardo. È arrivato il 3-0 della Battipagliese con il sorriso di Lillo. Mette leggermente in discesa adesso il match. Ecco Fiorentino che tocca il suo primo pallone. Lauro Russo proprio su Fiorentino. C'è un tocco di mano, calcio di punizione per la Battipagliese. Ed è arrivato quindi il 3-0 con, eccolo qui, l'autore del gol di Lillo che prende anche un calcione adesso da Ferrentino, si becca un cartellino giallo. Saltano un po' i nervi adesso al Sant'Agnello. Petrone prova qualcosa di complicatissimo, addirittura conclusione in porta, provando a sorprendere Todisco, rimessa dal fondo per il Sant'Agnello, minuto 27 e 3-0 il punteggio in favore della Battipagliese. Di Lillo di testa, prova ad arrivarci Trimarco, sì, in anticipo su Alfano, ancora Trimarco di fisico, si trascina il pallone, c'è uno sgambetto ai suoi danni, c'è il rosso diretto, addirittura il rosso diretto proprio per il neo entrato Fiorentino, toccato forse nemmeno mezzo pallone, Fiorentino subito il cartellino rosso ai danni del numero 18 del Sant'Agnello, si arrapica, si arrabbia e non poco sul 3-0. Il cartellino rosso sventolato sotto il naso di Fiorentino al minuto 27, quasi 28. Il calcione su Trimarco, sì, il fallo c'era onestamente. Sì, probabilmente anche la sanzione disciplinare. Sembra da occhi, proviamo ad esserlo anche un po' sportivi esterni, un po' eccessivo il cartellino rosso ai danni del neo entrato Fiorentino, che adesso abbandona il terreno di gioco. Sant'Agnello che quindi chiuderà in 10 uomini questo match, sotto per ora non solo di 3 gol ma anche con un calciatore espulso. Calcio di punizione che Lopetrone lascia a Odierna. Tre in barriera per il Sant'Agnello. Vediamo Odierna che proverà a buttare il pallone dentro. Odierna prova direttamente il tiro in porta. Todisco raccoglie il pallone con il passettino all'indietro, poi lo cede con le mani d'elefante. Deve ridisegnarsi anche un po' adesso il Sant'Agnello. Elefante verso Consiglio che chiude, pallone dietro per Spicuzza. Spicuzza lo tocca per Russo, sta per mettere dentro anche Tenneriello la Battipagliese. Di Donna in chiusura su Trimarco, ovviamente sarà lui ad abbandonare il terreno di gioco. Ferrentino, la pressione di Lillo. Ferrentino apre il gioco per Terminiello, pallone impreciso. Un po' fuori giri ora il Sant'Agnello, accusato onestamente il colpo. Ecco il cambio che vi dicevo, sta per entrare Tenneriello al posto proprio di Trimarco. Cambia quindi la Battipagliese. Trimarco su cui pende purtroppo la spada di Damocle di questo calcio di rigore sbagliato in malo modo. Si possono sbagliare in mille modi i calci di rigore, ma così davvero è brutto.
viene comunque acclamato in panchina Trimarco al secondo gol consecutivo, anche bello, molto molto bello il gol di Trimarco. Dall'altra parte, attenzione, Mejri non ci arriva, anzi era di Lillo. Dicevo, molto molto bello il secondo gol di Trimarco, secondo in ordine cronologico qui in partita, ma anche il secondo suo personale con la casacca della Battipagliese. Lauro lo tiene Mejri, poi perde il pallone la Battipagliese con Ferrentino, tocca per Elefante, lo insegue ora Senatore. Elefante va da solo, percorre quasi tutto il terreno di gioco, poi chiude Manzi, retropassaggio per Spicuzza. Attenzione a Spicuzza che rischia un po', c'è Lauro la conclusione, la palla finisce in rete. Errore questo di Spicuzza, al minuto 31 riapre il match il Sant'Agnello con il gol di Lauro su un disimpegno errato di Spicuzza. Un po' troppa leggerezza forse sulla pressione, probabilmente di Procida o Elefante lì a sinistra. Sbagliato il rilancio. Spicuzza ha regalato questo pallone facile facile per Lauro, che ha dovuto solo appoggiarlo in rete per il 3-1 in favore della Battipese. Il punteggio che rimane comunque largo, sì, però comunque si dà un po' di fiato ai padroni di casa. Rimessa laterale per la Battipagliese, ora che prova ad andare con Senatore, retropassaggio per Tenderiello, chiude Di Donna. Raccolto però ancora dalla Battipagliese con Odierna. Odierna per Falco. Falco per Senatore. Ora Lopetrone. Non tira. Allora ritorna dietro da Odierna. Il cross dentro. Chiude Di Donna. Raccoglie Russo in anticipo su Liguori. Va lui in percussione. Russo la palla dentro per Tenderiello. Posizione regolare. Tenderiello salta Todisco. Tenderiello a porta vuota. E cala il poker la Battipagliese con Emanuele Tenneriello nel giro di poco più di 60 secondi. Il 3-1 del Sant'Agnello e il 4-1 della Battipagliese. Con Tenneriello che va ad abbracciare Spicuzza. Alza anche la mano quasi in segno di scusa Spicuzza per l'errore precedente. Immediatamente perdonato dal gol di Tenneriello. Per il 4-1 della Battipagliese. Tira un sospiro di sollievo la formazione bianconera. Il gol di Tenerello, il secondo con la casacca della Battipagliese per l'ex Santa Maria, dopo quello all'esordio in Coppa Italia contro il Faiano al Pastena. Adesso è arrivato questo gol anche per lui, anche psicologicamente molto, molto importante, a dir la verità, un giocatore che deve essere a tutti gli effetti ritrovato per il bene di questa Battipagliese, giocatore che reduce da mesi di inattività per un problema muscolare anche abbastanza grave, patito nella passata stagione quando vestiva la casacca del Santa Maria, quindi un giocatore che va recuperato prima fisicamente e poi mentalmente. Fisicamente sembra essere ok, anche perché Mister Biscito lo sta utilizzando spesso e volentieri. Anche per tutto il match, come è successo qualche domenica fa, quindi il giocatore è del tutto recuperato fisicamente, va recuperato anche mentalmente, e questi gol, queste prestazioni sicuramente lo aiutano e aiutano la Battipagliese che vince 4-1 a Sant'Agnello. Quasi possiamo dire, mancano poco più di 10 minuti, chiudere questa pratica. Rifiatare un po' perché è stata una settimana molto pesante con il turno infrasettimanale. Primo giocato domenica ad Angri, un campo sempre molto ostico. Occhio però a Di Lillo, seguiamo questa azione. Chiede palla anche Tenderillo, Di Lillo però preferisce andare da solo. Si arrabbia Tenderillo, poi Lopetrone commette fallo sulla ripartenza, si arrabbia con Di Lillo, doveva dargliela a Tenderillo, commette fallo. Si becca anche il giallo, recrimina quasi con se stesso Lopetrone, il calcio di punizione in favore del Sant'Agnello. Dicevo, la gara di Angri, un pareggio 1-1, poi la vittoria di mercoledì con Leclanese, questa di sabato qui a Sant'Agnello. C'è il cambio per la Battipagliese dentro Formisano,
Furio Dirna. Anche lui abbandona il campo dall'altra parte. Noi siamo arrivati al 35esimo minuto. Buona, solida prestazione, cuore, grinta di Odierna, che ha colpito anche una traversa, ha fatto l'assist, anche un bell'assist per il gol di Trimarco, il gol del 2-0. Lauro, Russo su di lui, Lauro va giù, contatto con Russo, c'è cioè il cartellino giallo anche per Russo. Piovono gialli adesso al risultato acquisito, sembra essere anche abbastanza ingenua come situazione, sicuramente evitabile. Dopo quello di Lopetrone arriva anche il giallo per Russo. Calcio di punizione per il Sant'Agnello. Sempre Ferentino sul punto di battuta. Ne mette due in barriera Spicuzza. Pallone raso terra, raccolto senza problemi da Spicuzza. Non sembra avere fretta. Visto anche il punteggio che sorride alla Battipagliese. Ferrentino, Procida chiuso da Consiglio. E ancora Sant'Agnello con Liguori, che sbaglia l'appoggio. Raccoglie la sfera di Lillo. Non accompagna a supporto. Allora aspetta. Cede a Lopetrone che gioca a sinistra per Mejri. Ricomincia ancora da Lopetrone. Lopetrone verso Falco. Falco raso terra, basso per Senatore, allarga per Formisano a destra. Formisano cerca il varco per il cross, si trascina però il pallone fuori e quindi rimessa dal fondo in favore del Sant'Agnello. Quando siamo arrivati al 37esimo minuto, 30 secondi e 4-1 il punteggio in favore della Battipagliese, la prima volta in questa stagione che la Battipagliese segna anche più di due gol. Anche questo è un buon segnale, sicuramente. Calcio di punizione Battipagliese. Consiglio per Manzi. Manzi per Russo. Russo ancora per Manzi. Giustamente adesso la Battipagliese è chiamata a non rischiare, a non soffrire, a far girare la palla, a far correre soprattutto il cronometro, aspettando quanto prima il triplice fischio che sancisce ufficialmente questa vittoria. Russo per Mejri. Falco, Mejri di prima col destro prova a far correre di Lillo, pallone un po' troppo lungo, lo raccoglie Todisco al limite della propria area di rigore, c'è da Dalfano, poi Procida, fermato in modo regolare da Senatore, attacca la Battipagliese. Formisano fermato, arriva di Lillo, tocca per Falco, Falco per Senatore che mette il pallone fuori. Il giocatore del Sant'Agnello a terra, si trattava di Procida sul contatto precedente con Consiglio. Chiedeva il fallo che non è stato fischiato da parte del direttore di gara. Infatti Paese che ha messo palla fuori. Adesso restituita la sfera ai bianconeri. Spicuzza per Russo. Manzi. A destra da Consiglio. A girare palla la Battipagliese, si torna dietro da Spicuzza, questa volta non rischia come ha fatto in precedenza prendendo anche gol. Russo per Mejri, si butta dentro Mejri, appoggio di Lopetrone, sta per effettuare un altro cambio il Sant'Agnello. Senatore guarda la porta, va alla conclusione Murato. Allora Senatore per Formisano, ancora Senatore, sbagliato il pallone di ritorno però, e allora riparte il Sant'Agnello con Procida, allarga da quest'altra parte per Ferrentino. Mejri prova a tenerlo, Ferrentino serie di finte, si porta la palla sul sinistro, va alla conclusione completamente errata, spera che si spegne anche in questa circostanza all'esterno dell'impianto.
sta per giocarsi il terzo cambio del mister Serrapica. Sta per entrare questo ragazzino, questo 2003, Alessandro Ferraro, al posto di Liguori. Liguori che era entrato a inizio secondo tempo. Serrapica lo tira fuori dopo 40 minuti, dura tanto 40 minuti la partita di Francesco Liguori, classe 2000, suo posto questo 2003, risaputa e conosciuta la tradizione anche a livello giovanile del Sant'Agnello, affiliata con l'Empoli Calcio, Sant'Agnello che ha un ottimo settore giovanile, spesso sforna giocatori di talento. Chissà che questo 2003, questo ragazzino, non ne sentiremo parlare, si va a mettere nel frattempo lì in mezzo al campo questo numero 17. Nel frattempo mancano 3 minuti e mezzo più recupero alla fine del match. Mejri in anticipo su Ferrentino prova a sfondare, si scontra con Alfano, si concede rimessa laterale in favore del Sant'Agnello di Donna, pallone che non arriva nella zona di Lauro, ma in quella di Spicuzza. Altrimenti che con questi 3 punti, aspettando logicamente anche i risultati dei match che si disputeranno domenica, però da quanto arriva da Buccino, dove è in corso il match tra Buccino e Cervinara, Cervinara vince per 1-0, dicevo, con questi 3 punti scavalca il Buccino, prossimo avversario della Battipagliese, e si propone anche in zona playoff la formazione di Viscido. Frate Merillo a duellare con Alfano, la rimessa laterale è in favore del Sant'Agnello che allontana questo pallone. Russo forse commette fallo, si gioca secondo l'arbitro. Senatore, altra conclusione centrale, facile preda di Todisco. Stiamo entrando negli ultimi 2 minuti. Rilancio di Todisco, Russo di testa, raccoglie poi Strianese, anzi è Lauro, prova a sfondare l'appoggio con Ferrentino, ritorna però Falco su di lui, poi aggancia Tenerillo, si propone di Lillo, Tenerillo aspetta lo Petrone, ora Tenerillo, prova a partire lui, lo Petrone guadagna una rimessa laterale davanti alla panchina di Giovanni Serrapica, ricordiamo da calciatore della Battipagliese, molto molto simile nelle movenze e nel modo di giocare proprio a Lo Petrone. Siamo arrivati al 43esimo e 30 secondi, 4-1, risultato ampiamente acquisito dalla formazione bianconera, con Spicuzza che ora va al rilancio lungo. Di Lillo riesce in qualche modo la sfera ad arrivare a Mejri, lo spinge Mejri, di Lillo verso Lo Petrone, ora Falco, Falco a destra da Formisano, prova ad agganciare Senatore, ritorna anche Formisano ma esce palo al piede di Terminiello, Terminiello per Strianese, Strianese per Di Donna, prova la giocata anche abbastanza rischiosa sulla pressione di Falco che commette fallo. Ultimi 30 secondi di questo match, poi sarà solo recupero. Crediamo non sia un recupero abbondante visto il risultato ampiamente acquisito. Rilancio di Todisco. Salta Lauro. Cartellino rosso, addirittura cartellino rosso per Lauro, rosso diretto, colpito forse con una gomitata, se non vediamo male dovrebbe essere Consiglio lì a terra, il cartellino rosso sventolato dai danni di Lauro e Sant'Agnello che addirittura chiude in 9 uomini. Autore del gol del momentaneo 3-1 Lauro, si dispera adesso abbandonando il terreno di gioco, arbitro che dà 4 minuti di recupero.
Era consiglio, sì, che è rimasto a terra. Probabilmente, anzi no, quasi sicuramente un gioco pericoloso dello stesso Lauro, probabilmente qualche gomito alzato. Adesso se la va a prendere anche con il guardaline lo stesso Lauro. Un po' eccessivo, onestamente, anche questo cartellino che mette il fallo c'era, sì, anche qui. Però a volte anche gli arbitri dovrebbero avere un po' di sensibilità nel capire il momento, nel capire il tipo di partita, nel capire anche il risultato, nel capire che ormai è finita la partita, insomma, andare a complicare le cose anche per il futuro a Sant'Agnello, perché adesso logicamente anche per la prossima gara dovrà fare a meno di due pedine come Fiorentino. Non abbiamo avuto modo di vedere perché davvero dopo nemmeno 30 secondi che era entrato è stato cacciato fuori. Una pedina sicuramente importante come Lauro per l'attacco soprattutto del Sant'Agnello è onestamente un peccato. Comunque chiude in 9 uomini il Sant'Agnello, dobbiamo giocare fino al 49esimo, ma le squadre sembrano quasi non voler proseguire, aspettare solamente il tir di Cevisco. Guardate questo giro palla dei bianconeri con il Sant'Agnello che non preme nemmeno, aspettando davvero la fine di questo match che porterà in dote altri 3 punti alla Battivagliese, porterà in dote questa seconda vittoria consecutiva che davvero dà tanto entusiasmo in previsione del match di domenica al Pastena contro il Buccino, squadra che è un po' la sorpresa, un po' la rivelazione, squadra ripescata in eccellenza dopo i playoff persi l'anno scorso contro il Lioni proprio. E ha ben iniziato, molto ben iniziato questo campionato, anche con giocatori che già hanno vestito la casacca della Battivagliese come Siano. Attenzione, ora c'è un altro giallo per Senatore, anche questo giallo onestamente evitabile. Dicevo, calciatori come Siano, Campione, Troiano, lo stesso Asante nella passata stagione, tutti i giocatori che hanno vestito la casacca della Battivagliese ben conosciamo, quindi conosciamo anche le loro doti. Sarà un match molto molto bello quello di domenica prossima. Nel frattempo sta per concludersi il 48esimo minuto, ne mancherà uno teoricamente dei 4 di recupero dati dal direttore di gara, con la Battivagliese avanti 4-1. Non c'è più partita, onestamente. Potrebbe anche fischiare prima il direttore di gara, visto che non si gioca proprio più. Sfera raccolta da Spicuzza, con le mani verso Russo, Russo per Mejri, ancora Russo, ultimi 30 secondi, Russo, Mejri, ancora Russo, dietro per Spicuzza, arbitro che guarda anche lui il cronometro. Aspetta solo il triplice fischio che arriva in questo istante, finisce la partita, vince la Battivagliese, vince 4-1 a Sant'Agnello, seconda vittoria consecutiva per i bianconeri che piombano in zona playoff. Vittoria importante quella di quest'oggi a Sant'Agnello. Da Andrea Lacanà è tutto, appuntamento è per domenica prossima al Pastena contro il Buccino.